Buongiorno, ciao ragazzi. Allora, eccoci con un nuovo video. Buongiorno, buon venerdì mattina. Allora, io sto uscendo, sto andando a far colazione con la mia amica Marta, come vi ho detto ieri. Infatti sono già vestita, sono ormai pronta per uscire, ho messo lì la borsa e niente, andiamo a fare colazione insieme, poi faremo un giretto in centro, poi verrò a casa e mi sigillo in casa oggi perché se fa caldo come ieri c'è da sciupè, c'è da sciupè. E oggi, come si dice? Cosa volevo dire? Cosa volevo dire? Boh, non mi ricordo. Vabbè, comunque, se fa caldo come in questi giorni ci sarà da morire, quindi devo un attimo capire cosa fare, anche perché devo andare a comprare tutto quello che mi serve per il mare, per la spiaggia. E quindi devo assolutamente organizzarmi e capire quando andare, se andare con Mauro o andare io, perché lui giustamente continua a dirmi: guarda, vai, perché almeno ci portiamo avanti. E però non so se andare con lui, boh, vediamo. Anche perché come crema mani quest'anno vorrei prendere di nuovo l'alio crema come l'anno scorso, perché mi sono trovata benissimo, cioè io con la crema dell'alio crema mi sono trovata benissimo, quindi vorrei riprenderla, vorrei riprenderla. E basta, stamattina mi sono legata i capelli così al volo, ma farò una coda perché fa troppo caldo. Volevo lasciarli sciolti perché ieri sono andata dalla parrucchiera e loro ho detto: visto che mi ha fatto la piega, li lascio sciolti. Che sciolti sciolti non riesco a tenerli perché fa troppo caldo. Ho fatto la mia solita mezza coda, ma non mi sa che li legherò perché, ragazzi, fa già caldo. Fa già caldo. Comunque, prendo le chiavi. Prendo la borsa e vado. La macchina era all'ombra, meno male, quindi è bella freschina. Tra l'altro mi è venuto in mente che devo andare a fare assolutamente benzina perché sono senza, quindi o mi fermo o vado a fare benzina, cioè non ho neanche più la tacca. Aiuto. Ovviamente esci di fretta, devi andare a fare benzina perché se no rimani ai piedi, arrivi qui e guardate un po', passaggio a livello chiuso. Si è proprio chiusa la sbarra mentre io arrivavo. Non ho parole. Colazione, abbiamo fatto anche un giretto da Zara. Ho visto un paio di pantaloncini bellissimi, ma mi sono frenata, cioè li avevo presi, li ho provati, poi mi sono frenata, ma magari poi torno, non lo so. E tra l'altro ho incontrato una signora di Alessandria, mi fa troppo piacere quando io incontro soprattutto quelli della mia città, perché è bello sapere di essere seguita da qualcuno che è della mia zona, non sembra, ma è bello. Comunque adesso sono venuta qua al bar dove vengo di solito con Ale, con mia sorella, così dovrebbe venire anche la mia amica perché siamo venute a salutare Ale e Pietro, perché Pietro si è svegliato tardi, non voleva uscire di casa, quindi Ale non era riuscita a raggiungerci e la raggiungiamo noi qua al bar. Sono arrivata a casa in questo momento, tra l'altro ero convinta di aver inserito l'allarme, cioè devo ancora un attimo prendere confidenza. In realtà non l'ho inserito, non so cosa ho fatto, non so cosa ho schiacciato. Sono arrivata a casa. Tu, per fortuna non c'era la sirena perché vengono ad installarcela oggi, perché ci hanno dato tempo un attimo di capire come inserirlo, così prenderci un po' di confidenza. Tanto comunque abbiamo la notifica che ci arriva ogni volta che sta per suonare.
quindi comunque la notifica ce l'abbiamo, però vengono a metterci la sirena oggi e pensavo di averlo inserito, invece no, ho fatto un casino. Adesso meno male che ci pensa Mauro a queste cose, perché io sono proprio una frana, mi rendo conto che sono proprio una frana. Tra l'altro qui c'è qualcuno che sta aspettando qualcosa, ma non ha capito che non è sera, è giorno e bisogna aspettare stasera per avere il premio, eh? Non è ora che vai lì, non è ora, ti stai confondendo momento della giornata, stai diventando vecchietta, eh? Eh? Ti sei offesa perché ho detto che sei vecchietta? Dai, vai al fresco, dove c'è l'aria, vai al fresco, dai. Con quel codino, mi dai un bacino? Questo mugiotto, io te lo mangio questo mugiotto! Te lo mangio questo mugiotto! Comoda, ma mi tieni sempre d'occhio, eh? Un petit mugiotto che spunta. Ciao, sei nanna. Mi ha anche buttato giù il cuscino. Ma questa monella che mi ha buttato giù il cuscino. Questa monella. Stai russando occhi aperti. Oh. Okay. No, cambiamo noi. Ma come fa a essere comoda così? Adesso mi metto qua e si gira. Vediamo. No, mi sa che ha trovato la posizione giusta. Questo cade dalla sedia. Si gira male. Mamma mia, me la mangerei. Paura che cada dalla poltrona, perché si è messa col sedere proprio sulla parte finale della poltrona e speriamo che non si giri male, vola giù, perché è bella e stordita. Però si vede che ha trovato la posizione giusta. No, vabbè. Allora, io sono qua sul divano, ho fatto un po' di cose poco piacevoli, un po' di cose che devo mandare via email ad alcune aziende e mamma mia, vabbè. E basta, quindi oggi mi sono dedicata a questa cosa qui. Ho lavato anche le scarpe, ho lavato le Superga e ho lavato le All Star. Allora, le All Star le ho sempre pulite con lo sgrassatore passando un panno sulla gomma. Oggi mi sono fatta coraggio e l'ho buttata in lavatrice. Non l'avevo mai fatto perché hanno i glitter e quindi avevo paura che venissero via. Così cosa ho fatto? Ho mandato un messaggio a una mia amica che anche lei le aveva comprate e lei mi ha detto che le butta tranquillamente in lavatrice. Prima passa allo sgrassatore e poi le butta in lavatrice con acqua fredda e 800 di centrifuga, mi sembra. E quindi ho fatto come mi ha detto lei, l'ho lavata con i delicati e in effetti sono venute perfette finalmente, perché le lavavo solo pulendo la gomma e però la parte esterna dei glitter avevo sempre un po' paura. E invece sono contenta perché in effetti è venuta molto bene. Ho lavato anche le Superga, quelle come vi ho detto si sporcano un giorno sì e l'altro pure, quindi le devo sempre lavare e è un incubo, però per me le Superga sono fantastiche,
cioè infatti ne comprerò un paio anche invernali se le trovo, perché sono comodissime, cioè veramente veramente comodissime. Io ho sempre messo le Stan Smith, per me le Stan Smith sono le scarpe più comode in assoluto, infatti ne ho tantissime, proprio perché facendo un lavoro dove devo stare comunque in piedi, lavorando con i bambini, salto, ballo, mi muovo, ho sempre bisogno di un paio di scarpe comunque comode, e le Stan Smith per me sono le migliori, sono comodissime, poi sono comunque anche belle, si riescono ad adattare a tanti stili, si possono mettere sia con un abito un pochino più fashion elegante piuttosto che con un qualcosa di molto molto sportivo come ad esempio la tuta, quindi si riesce a gestire bene e io mi trovo benissimo. Però da quando ho scoperto sia le All Star col plateau, quindi tutte alte uguali, che le Superga, top 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 top. Poi vabbè, le Superga sono proprio estive, quindi sono fantastiche. Le altre sono un pochino più pesanti, però io le metto lo stesso, io sempre sono proprio abituata a mettere la scarpa chiusa, quindi non c'è nessun problema. Allora, volevo dire una cosa, che sono super felice della mia community. Io tutte le volte che vi leggo muoio dal ridere, perché siete proprio speciali. Come state stringendo relazioni, rapporti proprio fra di voi. Mi piace quando vi leggo che vi scambiate i saluti, che vi scambiate le opinioni, cioè mi piace proprio vedere questo, e io volevo proprio dirla questa cosa perché secondo me è bellissima. Intanto mi fa troppo ridere il gioco che fate, prima, seconda, terza, che era stata anche un po', c'era stato un messaggio dove criticava questa cosa, però io mi sono permessa di dire continuate a farlo, perché è bello scherzare, è bello ridere, cioè io faccio il video per voi, però è bello anche intrattenere rapporti, intrattenere le relazioni, quindi a me piace vedervi interagire fra di voi. Ed è una cosa che voglio dire, questa cosa qui, voglio chiedervelo. Per quanto riguarda il mio canale, mi piacerebbe vedere che anche voi interagiste una con l'altra, quindi non solo chiedendo le cose a me, ma proprio fra voi, perché mi piacerebbe proprio creare un gruppo, una community unita, e quindi non solo persone che interagiscono con, in questo caso, Federica, ma proprio fra di voi, perché è proprio bello per me leggervi e leggere che vi scambiate le opinioni, che vi scambiate i saluti, che vi chiedete dove vai in vacanza, dove vai di qua, dove vai di là, e quindi è veramente veramente bello da parte mia. Il mio sogno è quello di potervi incontrare tutti, io spero un giorno di riuscire intanto a fare di nuovo un incontro come abbiamo fatto qualche anno fa, che è stato stupefacente. Vi dico solo che per chi non mi conosceva ancora, l'abbiamo fatto da Primark, e no, da ad Arese, e eravate tantissime, a tal punto che ci hanno dovuto sbattere fuori dal centro commerciale perché stava diventando una manifestazione. Ecco, quando si è in tanti diventa poi una sorta di manifestazione, e quindi non si può stare all'interno di un locale, di un qualcosa, se non si chiedono dei permessi. Infatti quando questi qua della sicurezza hanno capito, perché hanno chiesto cosa stava succedendo, e è stato detto ci sono due ragazze che ci hanno gentilmente invitato, no, gentilmente davvero, sono stati molto 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 gentili, due ragazzi peraltro giovani, sono venuti da noi e ci hanno detto di gentilmente di andare fuori, perché non si poteva proprio, essendo in tantissimi, fare questa cosa all'interno, e quindi ci eravamo tutte spostate fuori. E mi piacerebbe rifare una cosa così, mi piacerebbe di nuovo fare un incontro insieme a voi e potervi incontrare, magari scegliere un posto che possa andare bene a tutti e che possa essere un po' comodo per tutti, e incontrarvi, perché per me è veramente un sogno, non solo quando voi incontrate me, ma io quando incontro voi. Vi dico solo che stamattina sono andata da Zara e c'era una signora che mi ha fermato e mi ha detto Federica Home Sweet Home, io mi imbarazzo sempre quando mi fermano, e mi ha detto guarda mi ha fatto un sacco di complimenti, e sapere che ci sono persone proprio anche della mia città che mi stimano, per me è
cioè veramente bellissimo. Preparo la cena, siccome domani non pranzeremo e non ceneremo a casa, ho pensato di finire i pomodori che ho acquistato ieri e che mi sono fatta oggi a pranzo. Io ho pensato di fare la pasta stasera, ci concediamo la pasta, anche perché non ho praticamente niente, ho quasi finito tutto. Ci concediamo la pasta con, pensavo di fare pesto, pomodorini e feta, così la feta la faccio andare e non mi rimane in frigo e non devo neanche buttarla, ripeto, perché domani non mangeremo a casa, quindi la devo per forza far andare. Pomodorini idem e il pesto uguale, perché mi scade il 18 di agosto, noi non ci saremo, quindi per farlo andare male o comunque per darlo via, che possiamo comunque mangiarlo stasera, è per quello che ho pensato di fare la pasta, così almeno faccio andare anche il pesto, perché questo qui è quello di Giovanni Rana da frigo. Poi ne ho due vasetti invece da che si possono tenere un pochino più a lungo, però questo qua no, e quindi ho pensato di farlo stasera. Devo vedere però se ho pasta normale o solo pasta integrale, devo un attimo vedere, però tanto per me mangiare pasta normale, pasta integrale, integrale la stessa cosa. La pasta dovrei mangiarla a pranzo, la sera no, però tanto ormai quel che è fatto, quindi qualcosina posso sgarrare, diciamo, anche se sgarrerò già domani perché vado a pranzo da mia suocera e a cena con amici, quindi sarà un po' un weekend all'insegna del cibo. Poi ho tagliuzzato i pomodori, adesso metto dentro il pesto, questo qua di Giovanni Rana, vedete, così. Non lo compro tantissimo, questo qua, compro di solito quello nel vasettino. Ricontrollo sempre la scadenza perché ho sempre paura. Do una mescolata e lo butto dentro, lo butto tutto tanto. Comunque da finire. Do mescolata così, guardate, adesso vado ad aggiungere la feta che ho in frigorifero, la prendo, già che ci sono prendo anche la pasta, così sono già a posto, ho le penne, ho le penne, così metto le penne e la feta, ce n'è tanta, vedo un attimo, okay, ce n'è tantissimo, ce n'è un pochino, allora la taglio a pezzettini. Non ho mai provato questa ricetta, la sto inventando in questo momento perché erano cose che avevo nel frigorifero, spero venga bene, così quasi mi aggiungo un po', ma sì, la metto tutta tanto è comunque da far andare, ci sarà più feta che pomodorini. Tra l'altro è la feta quella della Lidl, che qualcuno mi ha detto che non la trova buonissima come gusto, la trova più buona altre marche. Io non trovo assolutamente differenza, forse un pochino più aspra, un pochino più forte, se proprio forse devo dire qualcosa, ma non mi dispiace. Allora aspettate che metto il sale,
dell'acqua della pasta. Non ho più cucchiai. Carino. Assaggio sempre, perché ho sempre paura di fare la pasta insipida perché ho salata, ma di più insipida perché io mangio insipido e Mauro tutte le volte mi frega perché dice che è troppo insipida la pasta. Non riesco a capire perché ho mangiato la feta. Magari ne aggiungo ancora un pochino. Però io sempre ho sempre preferito mangiare insipido piuttosto che salato, però mi rendo conto che è un mio problema, cioè sono... Mauro ad esempio piace più saporito, è più abituato con sua mamma a mangiare un pochino più saporito, invece io... Ma senza motivo, così, ho sempre preferito mangiare un pochino più insipido. Allora, adesso metto via la pasta e mentre aspetto che cuocia, sapete cosa faccio? Vado ad editare, anzi, inizio a editare questo video, così evito proprio di metterlo tardi come ieri. Anche perché mi ero organizzata per cercare di caricare video... non il giorno stesso ma il giorno prima, ma non ce l'ho fatta perché poi tra una cosa e l'altra sono sempre impegnata e quindi vi metto il video che giro il giorno stesso, quindi io lo giro durante la giornata, alla sera ve lo metto. Però devo dire che state gradendo molto la scelta questo mese di fare i video tutti i giorni. Tra l'altro, se non sbaglio, abbiamo superato il mese, non vorrei dire una stupidata, ma ho iniziato i primi di luglio, quindi secondo me è proprio un mese che io faccio video tutti i giorni. Sono contenta. Esce la pasta, aiuto! Tra l'altro volevo segnalarvi, già che sono qui, che lunedì, perché poi magari mi dimentico, lunedì da Lidl esce il cassettino. Non questo qui perché il mio è Casa Shops, ma esce il cassettino che avevo anni fa e che so che in tantissime avete comprato e siete impazzite, ma mi avete fatta impazzire per dei mesi interi perché non riuscivate a trovarlo, e poi da quella volta lì è uscito ancora un sacco di volte e so che finalmente siete riuscite a prenderlo. Io l'avevo un po' trasformato, l'avevo fatto bianco sopra, però poi si era rovinato e quindi l'ho sostituito con questo qui di Casa Shops, anche perché questo qui, a differenza di quello di Lidl, ha più cassetti e quindi mi trovo un pochino meglio. Però se voi, anche voi avete bisogno di spazio come me, piuttosto prendetene due da mettere uno sopra l'altro e basta. Un'altra cosa che uscirà, che consiglio di prendere a tutte le persone che hanno il piano ad induzione, è l'adattatore. L'adattatore è quel concettino che vi serve se ad esempio avete una pentola, una padella o come nel mio caso la caffettiera che non è adatta al piano induzione, voi lo mettete sopra l'adattatore e il piano induzione fa, va bene e il piano induzione lavorerà grazie all'adattatore. Quindi io ve lo consiglio. Riga il piano induzione è una delle domande più frequenti che fate. A me non l'ha rigato, è come una pentola, quindi non è che faccia differenza quello lì da una padella, da una pentola, non fa differenza. È ovvio, io lo uso con molta cautela, quindi lo appoggio, lo sollevo, non è che lo trascino, cioè io cerco di utilizzare le cose anche bene in modo da non dover rovinare le cose. C'è anche da dire che il piano induzione bianco, a differenza di quello nero, si vedono molto meno le righe, cioè non si vedono proprio. Magari c'è il rischio che ingiallisca, ma che si veda la riga no, almeno io ce l'ho da, sono 2 anni che ce l'ho, forse 3, l'ho preso prima della pandemia,
e non è come nuovo, quindi non assolutamente nessun problema, e neanche con l'adattatore, quindi io lo consiglio e so che da lunedì c'è da Lidl, quindi se vi può servire prendetelo. Ho praticamente finito di editare il video, mi mancano solo i saluti che sto facendo adesso, e sono le ore 19:14, Mauro è un pochino in ritardo perché va dal parrucchiere a farsi bello e quindi è un pochino in ritardo. Io adesso darò, lo dico piano perché sennò ogni volta che nomino questa parola già si alza, si agita, si gli viene la frenesia, quindi adesso do la, e poi niente, mi sistemo. La pasta è venuta buonissima, l'ho già assaggiata, buonissima, quindi ve la consiglio, pasta pomodorini, fete e pesto, e basta, adesso io vado, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo poi con un nuovo video. Non vi prometto che il video esca domani, vediamo, perché ho da fare tantissime cose, quindi domani non so se riuscirò a far uscire il video. Domenica partiremo, quindi non so neanche se domenica riuscirò a far uscire il video, vediamo un attimo come sarà, però io spero o sabato domenica di riuscire a farvelo comunque, e basta, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video, ciao.